Voglio presentarvi questo progetto, un progetto denominato Corioniani Ciao Ciao, un progetto che nasce dall'idea di un papà che si è posto delle domande, ovvero come i nostri figli affronteranno il periodo dell'emergenza coronavirus, come i nostri figli approcceranno quindi a nuovi stili di vita che oggi ci vengono imposti. Bene, la risposta è stata quella di far diventare tutto un gioco. Mettere in piedi quindi un progetto, un libricino con al suo interno contenuta una favola con lo scopo di far cercare di vivere in modo quanto più sereno questo momento che stiamo attraversando e far capire un attimino, ripeto, con un messaggio molto delicato e molto leggero ai bambini cosa e come bisogna comportarsi in questo momento. A questo progetto hanno lavorato Copy Art in primis, che diciamo, sono coloro che hanno ideato poi e stampato il libricino che vi faccio vedere. Progetto che però ha visto anche la collaborazione del Liceo Artistico Benito Jacobitti nella persona del professor Michele Carafa, che a sua volta ha coinvolto gli alunni Jacopo Andriani, Francesca Ciccone e Giulio Murazzo. Il testo della favola invece è stato ideato da Nika Smargiassi, che è stato poi, diciamo, il fulcro sulla quale ha girato un attimino tutta l'organizzazione di questo progetto. A loro va il mio più sincero ringraziamento, perché, ripeto, noi come comune abbiamo, in particolar modo come assessorato alla cultura, abbiamo voluto sposare questa iniziativa. E provvederemo poi nei prossimi giorni alla consegna a tutti quanti i bambini della nostra amata città. Per la consegna ci siamo avvalsi della collaborazione, ci avvarremo della collaborazione degli istituti comprensivi, delle scuole paritarie, dell'infanzia e delle scuole paritarie della primaria. E a tutti i dirigenti scolastici e ai direttori delle varie primarie e delle varie paritarie, chiedo scusa. Va naturalmente il mio più sincero grazie.